Amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di quanto costa perdere i capelli, o potrei dire quanto spendo per tenermi i capelli in testa, essendo io affetto da alopecia androgenetica, patologia con cui combatto da circa 10 anni con un discreto successo, direi. I prodotti che uso io sono divisi in tre categorie: abbiamo i farmaci, le lozioni e integratori. Lo scopo principale di questo video è quello di informare chi ha intenzione di intraprendere questo percorso e anche chi lo sta già facendo, così magari riesco a consigliarvi su come risparmiare. Se voi siete a conoscenza di prodotti altrettanto validi e più economici, segnalateli nei commenti, così ci aiutiamo a vicenda e risparmiamo tutti di più, che male non fa. Partiamo col primo prodotto, ovvero la biotina. Questo secondo me è uno dei prodotti che non è essenziale, ma per il costo talmente irrisorio che ha, io lo assumo perché male non fa, e in più, oltre a fare bene alla salute generale del capello, fa bene anche per le unghie. Io assumo la biotina di Prozis. Colgo anche l'occasione per dirvi che Prozis è il mio sponsor, quindi se dovete ordinare integratori per la palestra è il sito che fa per voi. Con il codice Ettore avrete il 10% su tutto il sito. Grazie in anticipo a chi ordinerà col mio codice, perché è un supporto sempre gradito. Di questa biotina assumo 2 capsule al giorno, e questa è la confezione da 120 pillole, quindi basta per 2 mesi giusti, e ha un prezzo di circa 10 euro, che se lo dividiamo per il costo giornaliero è di 16 centesimi. Come vi ripeto, ha veramente un costo ridicolo, male non fa, e quindi non posso che consigliarvela. Passiamo al prossimo prodotto, ovvero il minoxidil al 5% di Biorga. Questo è un minoxidil industriale che lo compro su internet. Questo costa 52 euro di 180 ml. Vi devo dire che prima usavo il galenico e spendevo molto di più, e tra l'altro una settimana fa qualcuno di voi mi ha mandato un messaggio su Instagram dicendomi che in una farmacia, in realtà anche vicino a casa mia, si trova anche a meno, perché mi ha detto che lo paga 15 euro di 80 ml. Quindi proverò anche quello e magari poi vi dirò come va. Ma minoxidil è minoxidil, quindi se questo non vi crea irritazione alla cute non posso che consigliarvelo. Io mi trovo veramente da dio e finora mai avuto problemi, per fortuna. Come vi dicevo, costa 52 euro di 180 ml, che divisi per la dose giornaliera, io applico 2 ml in una volta sola ogni giorno, crea una spesa giornaliera di 57 centesimi, quindi anche qua è super fattibile. Siamo ancora sotto la soglia di un caffè al giorno. Detto questo, passiamo all'ultimo prodotto, nonché il più importante per contrastare l'alopecia androgenetica, il più discusso, il più odiato, ma allo stesso tempo è quello che funziona più di tutti. No, in realtà è l'unico che blocca veramente l'alopecia androgenetica. Gli altri prodotti che vi ho mostrato finora hanno funzioni diverse. Parliamo di finasteride. Io in particolare uso Carefinast. L'originale sarebbe Propecia, che ho assunto i primi anni di cure, e costa 57 euro di 28 compresse, quindi è 2 euro a compressa, che è uno sproposito. Infatti ricordo quando ho iniziato la cura all'inizio, ho detto: cavoli, questa cura costa tantissimo. Poi con gli anni ho fatto esperienza e sono passato a questo farmaco concorrente, che gli hanno cambiato il packaging, gli hanno cambiato il nome, ma in realtà, guardando quello che conta, ovvero la pillola, è assolutamente identico, e vi dico che funziona in egual modo, perché io lo assumo da 6-7 anni questo e non ho mai avuto problemi, anzi. Questo è un prezzo molto minore, perché io prendo sempre la confezione da 84 compresse e costa 58,50 euro, e se noi lo dividiamo per trovare il prezzo a capsula, ne va assunta una al giorno da 1 mg, il risultato è 69 centesimi a pillola, quindi al giorno. Come potete ben notare, rispetto ai 2 euro a pillola di Propecia cambia di un abisso. Faccio questo video soprattutto per questo, perché in questo mondo è un attimo passare da spendere pochissimo a tantissimo. Per citarvi un esempio, vi cito l'esempio del PRP, che è una terapia contro l'alopecia che ha un costo folle, a mio avviso, rispetto ai risultati che può dare. Ci sono shampoo che costano follie, quando io, raga, saranno 6 anni che uso un semplice shampoo neutro per bambini, che costano veramente pochissimo rispetto a, come ad esempio, il Sebamed che ho usato in questo mese post trapianto. Però a parte questo evento straordinario, ho veramente sempre speso pochissimo. E poi, per non parlare di tutte le fialette, trattamenti che vendono i vari parrucchieri o nei vari supermercati, e chi più ne ha più ne mette, insomma. Dal mio punto di vista, oltre a finasteride, il resto è molto un optional. Ora che vi ho detto tutto, però, facciamo il calcolo di quant'è la spesa giornaliera di tutti e tre i prodotti totali.
quant'è la spesa mensile e quant'è la mia spesa totale annuale. Sommando tutti e tre i prodotti, io spendo al giorno per le cure e l'integrazione 1,42 euro. Il costo del trattamento mensile, l'ho fatto calcolando moltiplicando la cifra per 30 giorni, è di 42,60 euro. Se lo moltiplichiamo per 365 giorni, l'1,42 euro diventa 518,30 euro. Come vedete, il costo è leggermente più alto di un caffè al bar, quindi se volete i capelli in testa vi sconsiglio di bere il caffè, che non fa altro che macchiarvi i denti, e prendetevi cura dei vostri capelli. A parte gli scherzi, se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi se vi interessano questi argomenti, e noi ci vediamo domenica prossima con un altro video. Ciao ciao.